Stanchi della solita caprese? Basta, che noia. Lo facciamo diverso? E facciamolo insieme diverso. In che modo? Così. Allora, pane di Caserta, quello cafone, buonissimo. Pomodorini, che in questo momento, che bontà. Mozzarella e bufala. Oh, vedete come va? Basilico, aglio, pinoli e i filetti di sgombro grigliati col peperoncino. Come può mancare il peperoncino a casa Mariola? Allora, pomodori già lavati, non cominciano a dire sono lavati, però mi piace lasciargli il verde così, va bene? Sentite musichetta, le parte l'anca, le parte l'anca, perdonate a chi non piace quando parlo, però se me parte, partita. Allora, ci divertiamo, noi ci divertiamo quando cuciniamo, non lo so voi. Allora, qui, taglia a metà. Allora, ho quantità che so, datterini, piccadilli, pachini. Oh, quello che vorrà voi. Basta che profumo di pomodoro, basta questi pomodori che non sono di pomodoro. Sentite musichetta, fantastica. Allora, poi, veniamo al dunque, l'aglio. Io vado là, cerco. Lo cerco, insomma, quello buono. Io ho trovato l'altro giorno questo aglio fresco, guardate che bello, stupendo. Ti è venuto voglia a mozzichi, come diciamo a Roma. Ora metto uno spicchio d'aglio qua, olio. Quindi torniamo a casa, piatto unico, però che ci deve un po' stimolare l'appetito, perché siamo inappetenti questi giorni, fa troppo caldo. Allora accendiamo l'induzione mentre l'aglio va, con calma. Io qui, basilico, lo sfoglio, voglio fare una sorta di piccolo pesto, di un pestino, sì, un pestino, chiamiamolo così, veloce, e userò soltanto dei pinoli, che non sono italiani, ve lo dico subito, mi hanno regalati una mia amichetta dalla Russia, così. Ma perché uso il pinolo? Per dargli un po' di corpo, di spessore. Noi non buttiamo niente, qui, zac. Questa è bella, ci piace proprio tanto, eh? Olio, sale, ok, così, andiamo, appena, eh? Però qua l'olio ci va quando facciamo il pesto, eh? È un pesto leggerissimo, non c'è formaggio, non c'è aglio, eccoci qua, abbondiamo, attenzione a non far rovinare il colore del basilico, l'importante è mettere un pizzico di sale, ci siamo, guardate, giusto, assaggiamo, buono. Adesso pomodoro, allora vi spiego un po' come la vedo io, eh? Io voglio, il risultato deve essere il seguente, un pomodoro scottato, caldo, ma non che mi si spelli, ok? Non mi piacciono poi tutte le pellette che vanno in giro, le pelli che vanno in giro. Allora ci metto un goccino di acqua, eccolo qua, un pizzico di sale, schiacciatina così leggera, quindi abbiamo tolto il basilico, abbiamo tolto l'aglio e basta, così, così. Mamma mia, perfetto, ci siamo, qua, a posto. Poi, dedichiamoci qui al pane, quindi se avete il pane fresco, buono, lo utilizzate senza scaldarlo e niente. Se avete un pane raffermo, lo fate e lo tostate. Faccio una bella fettona lunga, ecco qua, bella. Metto doppia fetta, perché questo qua è un piatto unico, abbiamo detto. Mozzarella, eccola qua. Vediamo, taglio, vediamo un po' se, c'è il latte dentro. Mamma mia ragazzi, guardate qua. Ma così, davvero, davvero così. Allora, due fettine mettiamo, eh. Allora, la mozzarella è buona quando scrocchia sotto i denti. Ha perso un po' di latte. Allora, così, così. Vado qui, pomodoro, guardate qui che roba, che spettacolo. Allora, la mozzarella l'abbiamo mantenuta fuori dal frigorifero perché è una mozzarella di bufala e quindi non va messa in frigo. Poi prendiamo
il nostro sgombro delicious grigliato al peperoncino. A casa mia il peperoncino manca mai. Guardate qui, spettacolare. Prende il filettino. Ah, guardate qua, qualche peperoncino ci sta qui, eh? Che spettacolo. Faccio così, vai bel filettone. Ah, spettacolare, ragazzi. Spettacolare. Che bontà. Ah, ce lo metto tutto. Poi il pesto. Ah, guardate che era spettacolo, ragazzi. Mamma mia, che bello. Un filo d'olio che io ce lo metto sempre, mi piace, così, unto, bello unto. E poi ne prendo una per me, una tutta per me, così, qua. C'ho una fame, ragazzi. Una bontà, una bontà. Quindi, ragazzi, ma che vi devo dire? Ci siamo stancati della solita caprese? Andiamo avanti con questa, bella, tiepida, calda, con questo sgombro eccezionale, pieno di omega 3. Rifatela, è la stagione giusta, buon appetito, e costa poco. Buona, mamma, da paura. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.